È grande la forbice. Posso passare un attimo? Sì, sì. Scusate. Siamo bravo? Pronti? Via. Valorizzare e accendere un faro su quella che è una tradizione
stava andando, diciamo, a perdere nel tempo. Grazie al lavoro artistico e al recupero, non solo artistico ma storico, di Antonio, di cui parlerà brevemente anche lui, siamo riusciti a mettere in piedi una cornice, una festa nel ventaglio. Ma l'oggetto del ventaglio devozionale non è che un correlativo oggettivo di quello che era una tradizione che molti di voi ricordano più grandi di me, io non ho la fortuna di ricordare per la giovane età, un vago ricordo questo oggetto devozionale. Cos'è la devozione se non spiritualità, sentimento che viene ritualizzato nell'occasione di questa patronale, della venerazione di un santo a cui si è devoti? E cos'è la devozione? Diciamo, la devozione non si esaurisce nei simboli di cui ad esempio il ventaglio è un rappresentante che noi abbiamo voluto valorizzare e portare all'attenzione. La devozione è anche il lavoro che spesso dato per scontato che il civismo dei comitati insieme alle parrocchie mette in piedi la festa, per cui noi attraverso questi simboli, attraverso i ventagli, attraverso anche spettacoli teatrali che facciamo, cerchiamo di mettere l'attenzione, di valorizzare non soltanto i simboli, i riti devozionali, ma anche le forze e le energie delle nostre comunità, che sono ad esempio i comitati feste, che io mi sento di ringraziare non solo come Filarmonica per aver accettato, diciamo, la nostra sfida di recupero di queste tradizioni, ma perché è un comitato fatto di giovani, come in altre comunità, e una generazione che ha preso in mano il testimone di queste tradizioni e quindi sta dimostrando di essere all'altezza delle generazioni che sono venute prima di noi. Quindi io, nel ringraziare tutta la comunità, veramente, dicevo prima da Alfonso, si vede che c'è una guida, un pastore in gamba per la partecipazione. Ringrazio veramente la comunità di Supersano tutta, perché questo calore umano, questo sentimento è quello che noi cerchiamo di raccogliere intorno a questi simboli. E vi ringrazio ancora e lascio la parola ad Antonio perché vi spieghi qual è, diciamo, il progetto del Vento del Lupo. Grazie ancora. Grazie Fabrizio. Buonasera a tutti, grazie dell'accoglienza calorosa in tutti i sensi. Mai come questa sera questo oggetto servirà. Questo progetto nasce da me 3 anni fa, dopo 30 anni di ricerche intorno alle tradizioni popolari e soprattutto a questo oggetto, una specie di fissazione, ho recuperato e collezionato quelli antichi, perché all'epoca mio padre mi portava sempre questa roba e quindi là c'era questa tradizione, mi è rimasta dentro ed è venuta fuori questa cosa, raccogliere le memorie e nello stesso tempo revisionarlo, diciamo, l'oggetto, attualizzarlo dove non c'era la tradizione del ventaglio, perché nonostante non c'era, però c'è una grossa devozione in altri paesi, sono partito da Riso. Da Riso perché là c'è una forte comunità religiosa intorno ai santi e lì abbiamo lanciato questo progetto. Questo che vedete è l'allestimento successivo avvenuto dopo, perché con Filarmonica appunto mi hanno fatto questa specie di monumento personale. Qua dentro c'è spiegato un po' tutto e la portiamo in giro da 3 anni già questa storia. Quindi ha preso piede, abbiamo acceso, come diceva Fabrizio, un faro proprio su questo piccolo oggetto che ha avuto storia svolto anche verso gli altri comitati e quindi accettando per bene tutta l'iniziativa. Non mi aspettavo questo, perché io dovevo chiuderlo già nella contea di Dacia, questa storia. Doveva essere già chiusa, invece poi sta continuando, faticosamente, però è gratificante. Quello che vedete poi si è tutto spiegato nei pannelli, senza stare qui a farlo a spiegare tutto. Io poi per ogni tappa realizzo la richiesta e il ventaglio del luogo. Qua abbiamo realizzato questo della cerimonia di San Michele. E sono poche copie al momento, perché poi sono realizzate in mano. Questa è la differenza rispetto ai tradizionali. Vengono realizzati a livello artistico, guardati a mano e a richiesta appunto. Non faccio un numero attendo richieste qua, perché la finalità non era quella di fare soldi, era solo recuperare la memoria. Poi naturalmente
Questo è quanto da parte mia. Vi ringrazio ancora, dopo che avete la morte, sono qua a disposizione. Quindi se qualcuno vuole acquistare il ventaglio in questi giorni si può rivolgere direttamente ad Antonio, se poi le copie non basteranno le prenotate, insomma, vi mettete d'accordo direttamente con lui. Lasciamo la parola a Don Lorenzo e al sindaco per un saluto. Buonasera a tutti. Questa è una bella cosa, la riscoperta delle tradizioni, diciamo, di quando noi eravamo bambini. È una cosa veramente interessante e i ragazzi di oggi sono, diciamo, all'oscuro di tante cose. Niente, sono contento di questa mostra che avete realizzato, grazie a Puglia, a Monica, grazie a tutti voi. Questa è la parola di loro. Allora, buonasera a tutti. Devo dire che quando il Comitato Feste mi ha fatto questa proposta di realizzare una mostra di ventagli tradizionali, io l'ho accolta subito di buon grado, per un motivo molto semplice, perché appena ho sentito ventagli tradizionali si è riaccesa in me la memoria di quando ero bambino e di quando mio nonno andava alle feste patronali e a ogni festa patronale comprava uno di questi ventagli e me lo portava, al punto che noi avevamo in una sorta di vaso tutti i ventagli, proprio su questo stile, no? Ventaglio di San Rocco, dei Santi Medici. E allora questa proposta ha riacceso in me proprio la memoria di questa bellissima tradizione che sinceramente io in questi ultimi anni avevo visto anche un pochino affievolirsi e devo dire di essere anche abbastanza contento per il fatto che c'è un'associazione che si occupa di promuovere questa devozione. Ma sono ancora più contento di un'altra cosa, sono contento perché ci sono anche dei giovani che ci tengono a questo. E lo dico perché noi dobbiamo affidare le nostre feste patronali a loro, alle giovani generazioni, altrimenti rischiamo veramente che scompaiano. Adesso stanno un pochino tentennando le nostre feste patronali, noi in alcuni paesi soprattutto, ma se loro si mettono in gioco, come già qualcuno di loro fa, siamo sicuri, siamo certi che potranno continuare ancora ad esistere anche in futuro. Quindi veramente io vorrei che facessimo un applauso al Comitato Feste per questa bella. Nel rinnovare i ringraziamenti, come ad ogni diciamo, inaugurazione, il maestro, diciamo, Bentolato, Antonio Chiarello, poi diciamo, dona un ventaglio al parroco, al comitato e al sindaco, quindi diciamo, il dono da parte di Antonio Chiarello di Puglia, quindi dona un'altra. Siamo tutti insieme. Va bene così anche, sindaco, comitato feste. Un attimo qui. Perfetto.